Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Giulia. Allora, oggi prima di iniziare il video voglio farvi vedere il mio gatto che è qua vicino a me e non si mette mai così, cioè diciamo che è un gatto un po' particolare, non si mette mai, non è mai molto calmo, ecco. Allora, sposto la videocamera, eccolo, ok. Lui è Ulisse e oggi mi fa compagnia mentre faccio il video, appunto una cosa eccezionale. Allora, questo è un video tag, anzi no, non è un video tag. Allora, ecco, mi sa che già sta andando via. No, si sposta leggermente, ecco, come vi dicevo è un po' pazzerello anche lui. Allora, questo non è un video tag, ma è un esperimento sociale, quindi ancora più intrigante, ideato da Sara del canale Il Mondo di Sara un po' di tempo fa, ma appunto io l'ho visto non da molto e l'ho voluto rifare anch'io. Intanto saluto Sara, a cui mando un bacio, e vi lascerò sotto in info box il link al suo video. E appunto è un esperimento sociale che tratta della scelta di tre profumi per la vita. Quindi è molto interessante andare a prendere quei tre profumi che ci fanno talmente bene e talmente sognare, pensare a cose belle, che ci vogliamo portare avanti sempre, ecco. Ovviamente è un po' anche una concezione aperta, perché comunque no, non si sa mai che arrivi un altro profumo che ci sconvolge totalmente e prenda magari il posto di qualcun altro o diventi irrinunciabile, insomma. Però per adesso anche io ho scelto tre fragranze. Partiamo subito con la prima, che non è una vera e propria fragranza, cioè non è una fragranza specifica, ma il fatto è che nella mia collezione non può mancare un profumo alla rosa. Quindi ecco, non è un profumo, non vi dico questo profumo non può mancare, ma un genere, cioè un profumo in cui si sente tanto, tanto, tantissimo la nota di rosa, in cui è prevalente questo fiore. Quindi può essere sia un profumo come il mio amato Experimentum Crucis, che comunque costa tanto, siamo sulle 200 euro, ma può essere anche un altro profumo alla rosa anche da 15 euro. Ve ne faccio vedere uno che appunto è un medium cost, neanche in realtà, io l'ho pagato molto poco. Però ecco, il concetto di base è sempre che deve essere un profumo alla rosa. La rosa non può mancare. Perché per me la rosa è l'amore, è la bellezza, è la poesia. La rosa mi fa stare bene, è un fiore fortemente femminile. E quindi io sento sempre un po' il bisogno di averla. E magari non la indosso, per grandi periodi, però il fatto di averla già solo mi fa stare bene. E già solo il fatto di sapere che ho un profumo alla rosa, che posso andare anche a spruzzarmi così per sentirlo, per me stessa, e poi magari anche, magari dopo un paio d'ore cambiare profumo, mettermi addosso un altro, insomma, la devo avere. Oggi per cambiare vi faccio vedere un profumo che non vi ho mai mostrato ed è l'Acqua Rossa di Fendi. Questo appunto, come vi dicevo, l'ho pagato poco perché l'ho trovato da Tigotà, era l'ultimo, quindi è un profumo che non fanno più. Io l'avevo visto su Amazon, penso, sì, circa un annetto fa, mi ispirava molto perché anche la boccetta è bellissima, secondo me, questo rosso laccato. E quindi lo cercavo perché lo volevo sentire, dalle note mi interessava. Oggi per l'occasione, visto che in primis parlo di rosa, ho messo anche un anello con la rosa, un vecchio anello che ho di Pull & Bear. Comunque, appunto, quindi era l'ultimo, è un 50 ml, sì,
E l'ho pagato 28 euro, quindi neanche 30 euro. L'ho preso a scatola chiusa, non c'era il tester, però ero veramente tanto curiosa e mi ricordavo che aveva la nota di rosa, per cui ho pensato che poteva piacermi. E, quindi ecco, come vedete, non importa il prezzo, cioè vado molto a sentimento, la rosa che mi piace, la voglio tenere a casa. Allora, questa è una rosa molto particolare. Allora, la spruzziamo qua in aria, come faccio appunto tante volte. Molte volte la spruzzo anche magari in aria e faccio creando una bella nuvoletta di profumo, ci passo dentro così me la annuso e poi magari dopo se devo uscire o voglio mettere un altro profumo, ce lo metto lo stesso, ecco. Perché per me l'importante è sentirla la rosa. Questa è una rosa che mi fa pensare al bosco, una rosa di bosco, perché abbiamo una fortissima nota di ginepro all'interno, che io sento sempre. L'apertura di questo profumo è frizzante e agrumata, ma ovviamente abbiamo anche altre note, una base di legni, ma appunto io sento prevalentemente questa rosa rossa, con questa speziatura del ginepro che gli dà proprio la carica. È un profumo che ha delle. Mi ricorda un po' come genere due profumi, il Gucci Rush, che è sempre rosso, e che però se non erro non aveva la rosa, però ha quell'apertura pepata, pepata con queste note dietro un po' più rotonde e femminili, però appunto un profumo. Con queste componenti, sia dinamiche sia anche rotonde. E il Dolce & Gabbana The One come stile, come genere, di queste note fiorite, un po' eleganti, ecco. Quindi questo è un profumo che mi piace molto. È una rosa, allora il nome L'acqua rossa ci azzecca tantissimo perché questo profumo intanto è una rosa rossa, quindi non è la rosa fresca alla Chloé, ma è una rosa rossa, però appunto non è neanche troppo opulenta, non è così carnosa. Immaginatevi un vaso d'acqua pieno, pieno, pieno di petali di rosa rossa. Quindi ecco l'acqua rossa. Sentite questi petali, questo odore di rosa, con questa sorta di umidità dell'acqua, in un certo senso. Quindi forse anche per quello il bosco è un luogo parecchio umido, dove magari c'è anche un laghetto, un ruscello. Quest'idea qui mi dà, con appunto questa nota selvatica di ginepro che si sente tantissimo. Io all'inizio, quando poi ho aperto questo profumo in macchina, dopo essere uscita dal Tigotà, siccome le note appunto le avevo viste molto tempo prima, appena l'ho spruzzato ho detto: ma cavolo, ma è pepe! Invece poi no, c'è questa bacca che infatti è ancora un po' più croccante del pepe. Per cui ecco, mi garba parecchio questo profumo e al centro c'è questa rosa veramente bella. Un po' segreta, un po' misteriosa, appunto. Una rosa di bosco, quindi una rosa selvatica, abbastanza selvatica. Mi piace molto, quindi questo l'ho scelto per parlarvi anche di un profumo che non si trova tanto, un profumo diverso che non mi avete ancora mai visto. Però comunque non dimentichiamoci che lo scopo di questo video è riunire tre profumi indispensabili. Per cui ecco, il concetto di base è la rosa. La rosa non può non esserci. Poi passiamo al secondo profumo, che invece appunto gli altri due sono dei veri e propri profumi specifici, particolari. E il primo è il mio adoratissimo Café Chantant di Nobile, 1942. Allora, io amo, amo, amo questo profumo. Per me l'ho comprato più volte ed è anche comodo, nel senso che appunto posso sempre, siccome ne ho tanti, eccetera, però è
come dire, nel momento in cui io lo rivoglio, posso prendere appunto anche questa versione da borsetta che costa sulle 20 euro, per cui ecco, è una bella cosa perché magari sono quei profumi che appunto si ha voglia sempre di avere, di risentire, di rispruzzarsi con grande gioia, eccetera, però senza dover affrontare una spesa dispendiosa, ecco. Ma a parte questo, è un profumo che io adoro, racchiude questo profumo tutto quello che a me piace. Perché me lo voglio spruzzare sulla mano per parlarvene perché e per risentirlo, perché è eccezionale secondo me questo profumo. Allora, è un profumo al patchouli con questa base di patchouli. Sapete che io adoro il patchouli. E poi abbiamo altre due parti che si incastrano perfettamente su questa base e la rendono molto, come dire, stuzzicante, un profumo stuzzicante. Abbiamo una parte talcata data dall'iris e una parte golosa, dolce, cremosa, data dall'amarena. Nel connubio poi c'è anche l'eliotropio e la vaniglia, quindi è un profumo che rimane dolce ma con una struttura dietro sfaccettata, appunto. Abbiamo il talcato che fa pensare ad un tempo lontano, un tempo perduto, ma non con la malinconia, perché è un profumo allegro. Appunto il rimando è questi caffè chantant, quindi queste serate mondane, festose, festaiole, le ballerine, il divertimento. Un po' anche di pazzia, questo è un profumo anche che mi parla un po' di follia, quel pizzico di follia che rende le cose ancora più entusiasmanti, ancora più vive. Ecco, questo profumo mi sa proprio di un qualcosa di vivo, di brioso, di energico, ma in una maniera appunto un po' folle, col sorriso, è fantastico. Io lo adoro, sento proprio questa amarena che mi fa pensare un po' anche al gelato all'amarena, quindi sembra qualcosa di molto, come dire, anche sbrigativo da ottenere. Io sono una persona abbastanza impulsiva e quello che voglio, voglio, cioè appunto non so molto aspettare o essere, come posso dire, come dire, a volte proprio ho questo istinto che predomina, per cui questo è il profumo, uno dei profumi più adatti a me, perché appunto è abbastanza frizzante in questo senso, non è un profumo frizzante, però è molto gioviale. E man mano si fa sempre più, dopo un po' burroso, un po' talcato, che ricorda quasi appunto un odore molto femminile, anche di trucco, un pochino di rossetto più che altro, ma è una piccola parte, non è incentrato su questo il profumo. È un profumo che scalpita, ecco, molto acceso. E a me questa nota di patchouli, come sapete, io vado matta per il patchouli. Però appunto questo profumo ha un qualcosa in più, ha una complessità in più, è completo, ha tutto quello che mi piace, perché ha questa nota selvaggia di patchouli, è un profumo che esplode, irriverente, fa come gli pare, è proprio danzante, è proprio, il nome è giusto, proprio una bella sferzata di vita, ecco, di positività, di allegria. Ha la dolcezza, ma appunto non è una dolcezza, come dire, è una dolcezza veramente che ti conquista, secondo me, è fantastico. E come vi dicevo, il patchouli è una nota che adoro, perché appunto indossavo molto anche Angel, eccetera, e mi sono sempre chiesta, che effetto mi facesse il patchouli? Il patchouli è una nota afrodisiaca, ma più che riaccende un po' i sensi, quindi come dire, è euforizzante. Però a me sentivo che questa definizione
non mi bastava e comunque facendo le mie ricerche e tutto, non trovavo mai effettivamente quello che mi trasmetteva a me il patchouli e da sola non riuscivo a formularlo, a capirlo. Quando poi ho letto da questo libro di Profumum Roma, dove ci sono spiegate tutte le loro fragranze, ho letto la fragranza, la descrizione di patchouli, il loro profumo al patchouli. Che appunto voglio un po' collegare a questo profumo Café Chantant, ma più che altro alla percezione che ho io di questa nota che qui è nel fondo, ma che si sente da subito, del patchouli. Allora, patchouli, angoli remoti del mio inconscio scalpitano, faccio fatica a frenare le emozioni che mi assalgono come ricordi di piaceri antichi. Ecco, questa descrizione riassume perfettamente il concetto di cosa è per me il patchouli, di come mi fa sentire, mi culla, mi fa stare bene e allo stesso tempo è euforizzante, mi riporta al piacere, mi riporta alla terra, a uno star bene. E appunto è scalpitante, è quella botta di euforia e di follia di cui necessito molte volte per fare le cose. Ecco, appunto come vi dicevo, sono una persona un po' dai colpi di testa, devo fare come dico io, devo seguire il mio istinto, eccetera. Quindi ecco, questo profumo è proprio, lo sento molto mio. Ed è un profumo che di cui non posso fare a meno perché io lo uso anche a luglio con 30 gradi all'ombra, nel senso che se mi va di metterlo, lo metto anche in estate senza alcun problema. È un profumo molto incisivo che secondo me lascia un bellissimo segno. E quindi ecco, lo posso indossare in inverno, infatti ve l'ho messo nei profumi per l'inverno, perché comunque è un profumo caldo, dolce, avvolgente, ma non è eccessivo però, ecco, proprio per lasciare questo respiro di libertà, di follia. E per cui ecco, io quando mi va, quando mi sento, lo metto e non posso, penso che non potrei fare a meno di queste vibrazioni che mi dà. E continuerò a riprenderlo sempre, secondo me, perché proprio mi dà qualcosa di unico che nessun altro profumo mi dà, perché ha questo insieme di note che non ha nessun altro profumo, per cui lo adoro. E infine un profumo che anche questo me lo vedete per la prima volta, è un profumo nuovo, quindi ecco lo stupore di cui vi parlavo all'inizio, quando arrivano i profumi così che non ce l'aspettiamo. E diciamo wow, non me l'aspettavo, questo profumo mi piace un casino. E anche perché è un profumo lontano dai miei gusti, appunto lontano dalla rosa, dall'opulenza, dal patchouli, dalla vaniglia. Perché appunto infatti inizialmente quando pensavo di fare questo video dicevo ah, sicuramente metterò la vaniglia di Saint Barth. Invece poi ho conosciuto questo profumo. E ovviamente la vaniglia di Saint Barth la amo, la adoro, però questo profumo mi dà ancora più emozione forse. Sarà che la vaniglia è tanto che la uso, quindi appunto anche quella l'ho ricomprata più volte, per cui poteva rientrare benissimo in questo profumo, però, in questo video. Però diciamo che per cambiare proprio un po' il mood, questo profumo mi ha sbalordita. E sto parlando di un profumo che in realtà non è un vero e proprio profumo, cioè si può indossare anche come profumo e io lo porto, però è anche un profumo per poter fare aromaterapia ed è di Olfattiva, questo brand appunto 100% naturale ed è Mandarino Verde. Questo profumo al mandarino, appunto, cioè una cosa veramente lontana dalle note di base di vaniglia, di patchouli. Dalle note dolci, ricche, che proprio si sciolgono sulla pelle, cioè un profumo che è tutta un'altra cosa. Ma io lo amo. Io quando ho sentito questo profumo, veramente ho detto: ma che cos'è? Ma perché non l'ho sentito prima? Cioè, io di Olfattiva li conosco quasi tutti. In una erboristeria di fiducia dove vado. Mi è capitato tantissime volte di provarli, quasi tutti, avevo acquistato la vaniglia appunto. Quando ho sentito questo profumo mi sono letteralmente emozionata, cioè, e ho detto, ma come mai? Tant'è che poi ho scritto Olfattiva su Instagram, sono anche molto gentili,
E gli ho detto, ma è un profumo che avete appena fatto, è uno degli ultimi o è tanto che lo producete? E loro mi hanno detto, no, no, è stato uno dei primi. E io ho pensato, ma che strano, non mi è mai capitato di sentirlo, oppure non me lo ricordo, non mi è rimasto impresso quella volta. E infatti questa cosa mi è un po', appunto, mi è rimasta perché poi leggendo sotto, qua, dice, risveglia il bambino che è in noi. E il gusto della scoperta, questo profumo. Quindi ecco, era proprio destino che io lo avessi, che mi suscitasse questo stupore nel sentirlo, eccetera. E si vede che mi ha toccato e è un profumo fantastico. Non pensate all'agrumato, frizzante, fresco. È un profumo dolce e caldo, ma ovviamente leggero. Infatti la persistenza non è tanta, sono tutti oli essenziali puri, ma è una cosa meravigliosa, è un profumo, una dolcezza, di una morbidezza, nonostante sia appunto all'inizio conserva il suo essere un pochino pungente. È proprio l'odore delle bucce di mandarino. Ma è qualcosa di, io veramente non ho parole perché questo profumo mi ha proprio stupita. È fantastico, io appunto lo indosso anche, ma perché la sua emozione è stata fortissima. Vi consiglio di sentirlo perché comunque può risvegliare dei ricordi e questa cosa che riporta al bambino interiore è vera, nel senso che comunque sentendolo riporta un po' in un altro mondo in cui comunque riporta un po' all'infanzia, ma questo al di là del fatto se si hanno ricordi o meno riguardo al mandarino nella propria infanzia, i nonni, la casa. Anche se non li avete questi ricordi, secondo me dà proprio un senso di protezione, di famiglia, di protezione, ma allo stesso tempo di serenità e di libertà. Cioè, vi smuove dentro una sorta di, come dire, di poter fare quello che sognate. Non so, è una sensazione particolare, mi rendo conto, ma vi riporta quella calma e quella connessione con voi stessi che vi fa riscoprire la fiducia in voi e il fatto di potervi lasciare andare, di rompere un po' gli schemi, nel senso di veramente sentirsi sentirsi tranquilli, cioè è bellissimo. Dove un profumo in cui appunto non rievoca tanto l'infanzia come un pezzo di vita passato, ma un'infanzia dell'anima. Vi fa venire la voglia di essere leggeri, di giocare, di essere spontanei. È un profumo bellissimo. Io lo adoro, mi ha stregata. E consiglio anche alle mamme questo profumo perché ho letto sul sito che riporta la calma a casa e lo amano molto anche i bambini perché porta serenità e toglie le paure, appunto, come vi dicevo, vi rilassa. Però appunto è un relax diverso dalla vaniglia. La vaniglia proprio vi coccola, è un abbraccio caldo ed è della dolcezza, un'infusione di dolcezza. Questo qui è un'altra cosa, è un'altra sensazione, sempre comunque molto delicato e anche qui abbiamo la dolcezza ed il calore, ma è una cosa più lieve, una cosa più che vi porta su a sentirvi un po' diversi, ecco, quindi non è tanto il conforto, ma è sì, un lasciarsi più andare, un lasciarsi più liberi, non so, provatelo, è buonissimo. Con questo io ho terminato, il video è venuto un po' lungo, mi dispiace, sono una chiacchierona, ho continuato a parlare liberamente, magari ho detto anche qualche cavolata, non so. Comunque fatemi sapere che ne pensate giù nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un grande bacio e ringrazio ancora Sara per questo esperimento sociale, super interessante, carinissimo. Grazie mille a tutti.